Siamo sempre nel mercato centrale generale di Firenze, qui a San Lorenzo, e adesso voglio fare una specie di test con qualcuno dei visitatori. Per esempio, questi signori da dove arrivano? Noi arriviamo dalla Sardegna, precisamente da Cagliari. Cagliari, Cagliari, allora, città. Molto Cagliari, bene, città. Mi fa piacere. Allora, intanto è la prima volta che venite a Firenze? No, parecchie volte. Allora, loro potrebbero parlarci di Sufil di Ferro, tanto per intenderci, che è una grappa tipica di tutta la Sardegna. Potrebbero parlarci, per esempio, dei liquori di Villa Cidro. Potrebbero parlarci del mitico Rocca Ruia. Il mirto. Ecco. Mentre noi invece vogliamo sapere se loro conoscono, non ve lo faccio assaggiare, conoscono questo liquore di colore rosso che è tipico da secoli come liquore tipico di Firenze. Qualcuno di voi sa? Lei dice Vinsanto. Vinsanto. Non è il Vinsanto, che Vinsanto non è proprio rosso così. A me sembra più che altro un Campari. Non è un Campari. Però è fatto con la coccinella come il Campari. Se lei trascorre con un passo più felpato, così ci inquadrano meglio. Allora, quindi non lo sapete? No. Allora, carissimi amici di Cagliari, questo liquore si chiama Alkermes. Per le torte, per la zuppa inglese. E infatti noi oggi faremo la zuppa inglese. Allora, cin cin con l'Alkermes e buona passeggiata. Bene, dalla Sardegna con amore. E andiamo a questo punto a evidenziare che l'Alkermes sarà protagonista della puntata di oggi, vero Paolo? Vero. E Paolo, che cosa ci realizzerai con l'Alkermes? La zuppa inglese. Allora, il nostro Michele Marcocini, che chiaramente è il titolare di questo negozio bellissimo all'interno del mercato di San Lorenzo, consegna la bottiglia agli Alkermes e parliamo, carissimo Marco Manuccelli, un po' della storia Alkermes. Come nasce e da quanto tempo si realizza qui a Firenze l'Alkermes? Allora, intanto diciamo che l'Alkermes di Firenze o fiorentino è proprio tipico della zona, perché nasce, diciamo, a radici addirittura del 1200, perché era un prodotto fatto nelle erboristerie dei conventi, dei monasteri, come scopo curativo ovviamente, rigenerante e anche diciamo ricostituente. E poi nel 1800 fu, su una ricetta appunto sempre di un frate, l'antica farmacia di Santa Maria Novella, che tuttora appunto lo produce, e lo cominciò a produrre in maniera un po' più artigianale, un po' più, diciamo, un po' meno di nicchia, dandogli questa peculiarità di liquore, quindi ovviamente distillandolo, diciamo impreziosendolo con alcol e potendolo poi utilizzare per scopi anche alimentari. Ma perché è così rosso l'Alkermes? Allora, è rosso perché è la cocciniglia che gli dà questo colore. La cocciniglia è un colorante naturale che proviene dalla disidratazione delle carapace, delle coccinelle, di quelle noi vediamo, le nostre amiche coccinelle. Pensate che per fare un chilo di questo colorante ci vogliano 100.000 carapaci. Quindi, 100.000 carapaci. Quali sono gli altri ingredienti per fare la zuppa inglese, Paolo? Uova, latte, zucchero e farina. Bene, allora noi andiamo a questo punto a comprare le uova, che sono elemento essenziale e fondamentale. Nel frattempo io faccio cin cin con l'Alkermes e passo la parola alla professoressa Lippi, che ci parlerà di qualche altra curiosità legata a questo dolce. Cin cin. Si dice che la storia della zuppa inglese affondi le sue radici alla corte degli Estensi, dove un diplomatico tornato dall'Inghilterra chiese di riprodurre una ricetta di un piatto che lì aveva gustato, composto da biscotti addizionati di crema e di liquore. Quando la zuppa inglese viene rivisitata nella nostra cucina, diventa un piatto diverso rispetto al trifle di tradizione britannica, e si usa quindi il pan di Spagna o forse savoiardi con la crema, poi si aggiunge la cioccolata dopo che appunto verrà adottata anche dai palati europei, con diverse varianti, ma diventa un piatto talmente italiano che anche se si chiama zuppa inglese, che l'Artusi lo inserisce all'interno del suo testo sulla scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, e lo considera un piatto fiorentino.
una delle tante domande amletiche è questa, oltre quella essere o non essere: è nato prima l'uovo o la gallina? Nessuno saprà risponderci, perché noi siamo qui a comprare delle uova dal nostro Emanuele, vero? Da quanto tempo vendi pollame e uova? Senti, io sono la terza generazione e lavoriamo qui al mercato centrale, sicché è parecchio tempo, ora quantificare il tempo non te lo so dire. Ricordami chi i tuoi avi. Cioè, mio padre, poi c'era mio nonno. Ma i nomi? Ah, Bacci Marcello era mio padre e Bacci Giuseppe era mio nonno. Benissimo, allora noi siamo venuti a comprare qui delle uova, carissimo Paolo, chef del ristorante da Giannino. Che tipo di caratteristiche deve avere queste uova per poterla utilizzare nella realizzazione di questo dolce tipico fiorentino che è la zuppa inglese? Ma uova comuni, però a me piace più a quelle a pasta gialla, perché è una questione di, solamente di colore, viene la crema più gialla. Ecco, quanto vengono a pacchetto? Vengono 1,20 euro a confezione da 6. 1,20 euro. Allora, caro Marco, parliamo un attimino della tracciabilità dell'uovo. Eccola qua. Allora, noi abbiamo delle uova che hanno sopra il guscio praticamente la loro storia. Certo, sì, c'è il lotto di produzione, quindi l'azienda identifica l'azienda, c'è la data di raccolta e c'è la data di scadenza, quindi c'è tutti gli elementi che servono per dare la sicurezza, la certezza su un prodotto che è altamente deperibile, ricordiamolo. Ecco, tra l'altro questo guscio, come vedete, è un guscio, possiamo dire, ambrato, ma ci sono gusci addirittura che sono completamente candidi, come bianchi, come per esempio quelli che realizza il mitico Parisi. Eh sì, infatti, ma è un problema di pigmentazione che viene acquisita dall'alimentazione, quindi se gli si dà lo yogurt come gli dà il nostro Paolo Parisi, si ottiene un guscio perfettamente candido come quello di altri volatili che invece lo fanno naturalmente, ma in virtù del fatto di quello che mangiano abitualmente. Bene. Le galline, siccome mangiano nel pollaio e mangiano anche nell'aia quello che trovano, hanno delle caratteristiche un po' diverse da quello sia del guscio ma anche dal torlo dell'uovo. Allora, noi ringraziamo Emanuele, tutte le sue generazioni, ringraziamo Paolo e Marco. Adesso diamo la parola invece a coloro che ci spiegheranno quali sono i prossimi appuntamenti di Vetrina Toscana. Ed eccoci qua, è il momento del piatto che ha a che fare con la tradizione fiorentina, in modo particolare con i dolci fiorentini, la zuppa inglese. Ne abbiamo parlato nel contesto di questo appuntamento, adesso Paolo ci realizza materialmente e velocemente, perché la cosa più incredibile è la zuppa inglese. Chissà quanto ci vorrà, quanto ci vuole? Poco. Poco. Ingredienti che utilizzerai, vai. Allora, il latte intanto bolle. Perché io bollo il latte e non faccio l'impastino? È tutto un procedimento. Perché voglio che non faccia grumi? Sai, no, che quando si fa e per frigo, non fa, che, come faceva la e come mamma, si fa quando non fa grumi? Si lascia bollire il latte. Bene. 5 rossi d'uovo. Vai. D'accordo? Seguire adesso, attenzione bene, nella preparazione. Non picchio, Bene. Allora, 5 rossi d'uovo. A pasta, ricordiamolo, come deve essere l'uovo all'interno, colore? O pasta gialla o... anche un uovo normale. Io preferisco a pasta gialla. Beh. Perché mi renda più colorata. Azzarda anche la grammatura dello zucchero? No, 200 grammi, non ho azzardato. Non l'ho detto, ma non l'ho azzardato. Mettiamo 200 grammi di zucchero, facciamo il nostro... Quante uova, ripetilo? 5 rossi di uovo. 5 albume rossi di uovo. Non va messo. Vai. Nella crema pasticcera. Farina, quanta? 180 grammi per ogni litro di latte. Farina 00, Farina 00. Quindi se noi aumentiamo le dosi, naturalmente aumentiamo le uova, lo zucchero. Ecco. Abbiamo fatto, vedete come voi, viene un impasto omogeneo. Quindi... quest'ora, quando andiamo a mettere il latte che bolle, non farà più grumi e sarà molto più veloce, perché al momento lo butto dentro, la crema prenderà subito corpo. Benissimo. Ecco. Ci aiutiamo con la frusta, ma con la forchetta va bene lo stesso. Va bene. Si gira fino a che non si ha una densità. Claudio, non molto dura, perché? Ti spiego. Poi dopo questo dolce, vedi? Questo dolce, dopo questo dolce, ecco, io direi una cosa così e basta. Perché questo dolce dopo lo dobbiamo andare a mettere in frigo. Ricordiamoci, non bisogna, cioè non si mangia caldo questo dolce, si mangia freddo. Allora, tu quali tipi di biscotti utilizzi? Perché ci sono diverse scuole di pensiero. Bene, io utilizzo i biscotti savoiardi. Meglio, io non voglio fare pubblicità, ma gli scapigliati sono
il top. Scapigliati. Il top. Che non è un gruppo di studenti con i capelli lunghi, no, ma è semplicemente. No, quella si dice struffellare. Va bene, d'accordo. Ma semplicemente è un tipo di biscotto, bene precisarlo, no? Ecco. È un tipo di biscotto, no. È un savoiardo. Ecco. No, io cerco sempre di tradurre perché te dai tutto per scontato, ma d'altra parte io c'è qualcuno. Non nulla per c'è da qualcuno dei nostri telespettatori non conosce gli scapigliati. Ma io ti ripeto, non voglio fare pubblicità, perché anche questi. Senti, sei da, quelli che utilizzano il pan di Spagna. Ma è come dare un confetto a un ciuco con quelli. Senti, quelli che utilizzano il pan di Spagna? No. La Spagna rimane lassù. D'accordo. Allora, noi il pan si mangia in Toscana. Bene. Allora, ecco qua questa cremina. Allora, noi facciamo una cosa. Abbiamo la nostra crema che abbiamo fatto. Bene. Quindi dobbiamo dividerla, perché una parte io la vado a realizzare con la crema normale, una parte la faccio al cacao. Cacao amaro. Amaro. Perché, allora, bilancio. Ti spiego. Bravo. Cioè, li dobbiamo dare come... Sai quando mangi dolce e forte? Bene, uguale, bene, qui bene. Ho bisogno... Di un equilibrio. No, di uno stacco. Di uno stacco, benissimo. E allora giriamo. Ecco qua. Vedete? Vedi come vedi, quando io gli aggiungo un ingrediente, specialmente il cacao, si tende a addensare. Uno non si lavora più. Per far capire bene ai telespettatori, hai fatto una crema di cacao. Una crema, ho realizzato. Cioè la crema tradizionale e la crema di cacao. Cioè l'ho fatta in due modi diversi. Benissimo. Una parte la dopo con il cacao amaro. Poi cosa faccio? Allora, prendiamo un vassoio, una sedina, un piatto di portata e possiamo farlo un pochino più qua, così lo apprezziamo meglio. Un letto di crema, bene, d'accordo? Facciamo degli strati. Allora, facciamo finta che abbiamo, forse in una sedina sarebbe stato molto più compatto. Poi ricordiamoci il nostro Alchemist. Ne abbiamo parlato lungo il corso della trasmissione. Ricordiamo questo liquore tipico fiorentino che ci lega alla farmacia di Santa Maria Novella, che si perde notte dei tempi e che è realizzato con tante coccinelle. Che ti posso dire che io l'ho fatta, ma ora non per una pubblicità o una mia cosa particolare, ma l'ho fatta con l'Alchemist dei frati di... aspetta, come si chiama? Montesenario. Montesenario ha tutto un'altra cosa. Sì, ognuno c'è, anche il suono di pensiero. Ci sono quelli che preferiscono quello di Santa Maria Novella e quelli del Montesenario. E qui lasciamo libero arbitrio ai vari chef di scegliere i prodotti che loro ritengono più opportuni. Allora, facciamo degli strati. Io me li faccio vedere. Facciamo uno strato di crema. Poi io vado a fare, logicamente ora io qui lo faccio in un vassoio per far vedere anche a chi lo vuol fare a casa come viene. Ma se lo facciamo in un recipiente chiuso, che cosa succede? Questo preferibilmente dopo due ore si compatta di più. Bravo, si compatta. Esatto. Il giorno diventa dopo, quasi uno zuccotto. Ma il giorno dopo è come andare con Claudia Schiffer. Uguale. Benissimo, bene, hai fatto riferimento. Beh, okay. Poi continuiamo. Si inzuppa e altro strato. Perfetto. Magari allora prendiamo nota, naturalmente questa volta lo devi dire te, così con l'ausilio sempre della nostra scheda che Alessio adesso ci proporrà. Ricordiamo gli ingredienti che ha utilizzato. Allora, vai. Per ogni litro di latte, a seconda di quanto ne vogliamo fare, ma io penso che io ho fatto un litro di latte, Claudio, quindi guarda tu, per quattro persone ci siamo. Bene, con un litro di latte per quattro persone ci siamo. Usiamo 200 g di zucchero, 80 g di farina. Se vogliamo possiamo anche aromatizzarlo con una stecca o un baccello di vaniglia, a piacere nostro. 5 torli per ogni litro che noi andiamo ad usare. Una volta mettiamo il latte a bollire sul fuoco. Perché? Perché così fatto l'impastino, come ti ho fatto vedere, cioè noi andiamo ad amalgamare tutti i nostri ingredienti, cioè prima le uova sbattute, lo zucchero, la farina, alla fine la vanillina se la vogliamo mettere. A operazione ultimata lo buttiamo già nel latte bollente, così è rapido, veloce e non fa grumi soprattutto. Okay. Dividiamo questa nostra crema, una parte la usiamo con, io non ho quantificato a peso il cioccolato amaro, ma a gradimento, e per cui la dividiamo e facciamo una parte del cioccolato amaro e una parte la lasciamo così. Andiamo in un piatto di portata, in un vassoio o in un contesto. L'ultimo strato deve essere questo, ci metteresti la crema? Contesto, bravo, io ci rimetto la crema. Vai. Va eccola bene, qua. Eccola qua. Bene. E voilà, possiamo servirlo a questo punto. Io direi, guarda. Allora. Ecco.
per fare proprio, per far uscire proprio gli occhi dalle orbite, come si dice a Firenze, con due R. Ecco, ecco qua. Questa è la vera zuppa inglese alla fiorentina. Oh vai. Buon appetito. Bene, allora, io voglio ricordare, prima di passare all'assaggio che sicuramente apprezzerà il nostro Marco, io voglio ricordare che se volete iscrivervi e non l'avete ancora fatto, e mi rivolgo naturalmente ai titolari di ristoranti, agli chef all'ascolto, ai cuochi, a Vetrina Toscana, e ben ricordate il nostro sito www.vetrina.toscana.it, dove c'è un modulo che potete chiaramente riempire e così venire a far parte della nostra famiglia e magari far parte anche della nostra trasmissione, cosa che ha fatto ampiamente, molto bene professionalmente il nostro Paolo, che io ringrazio il ristorante da Giannino. Prendo, non so se ce la faccio, abbi pazienza, aiutami, e vado a questo punto a proporlo all'assaggio. Grazie. Ed eccoci qua, caro Marco, nell'assaggio di questo dolce tipico fiorentino che è la zuppa inglese. Abbiamo parlato di tutta la sua storia, adesso andiamo all'assaggio e ringraziamo anche Fabrizio, che è il direttore, insieme a Bledi, che hanno realizzato questa enoteca all'interno del ristorante da Giannino, che è veramente interessantissima per la varietà dei vini, per la qualità dei vini che sono esposti e che si possono assaggiare in questo storico ristorante di Firenze. Allora, Intanto andiamo subito all'assaggio. Vado subito all'assaggio, che è dulce sen fundo, ma è dolce, io sono ghiotto e quindi non posso fare. Ecco, qui come vedete c'è il rosso dell'Alkermes, che è il liquore tipico che viene utilizzato, e sentiamo il parere. No, buonissimo, devo dire che anche l'Alkermes va dosato bene, perché oltre che dare colore dà anche sapore, e quindi di conseguenza deve avere un bel mix con la cioccolata, con la crema pasticcera, insomma non deve prevalere, deve compensare, completare, e quindi qui ci siamo assolutamente veramente bene. Un piatto che non è dolcissimo, infatti deve sempre compensare un po' di retrogusto amaro con il dolce e quindi essere equilibrato, come si dice. Ci siamo riusciti, ci è riuscito Paolo. Assolutamente. E devo dire che sento proprio quei sapori del dolce fatto in casa. Poi con una grande semplicità e maestria Paolo è riuscito in pochissimi minuti, l'abbiamo seguito, appunto a realizzare questo dolce che invece magari qualche signora a casa o qualche signora appassionato dice no, io non mi avventuro perché chissà quante ore di preparazione. Come vedete ci vuole la volontà e conoscere la tecnica. Ma prima a mangiarla e a farla, ma comunque non ci vuole nemmeno tanto. E a proposito di vino, che cosa suggeriresti? Beh, io qui ho messo l'Aliatico Passito dell'Elba, il vino dell'imperatore, no? Quello che fece impazzire letteralmente Napoleone Bonaparte. Quindi qui ci sta veramente bene, perché dà quel tocco di freschezza ma di secchezza al tempo stesso, e quindi diciamo che si compensa bene con un dolce che è anche la cioccolata. Come si diceva prima, è uno degli alimenti non facili da abbinare al vino, alla cioccolata. Allora, come concludere storicamente questa nostra puntata? Possiamo dire che non è stata certo una Waterloo. Grazie a tutti, a domani alla stessa ora. Aleatico.